fratelli e sorelle, buonasera. Tante volte, cioè che non è possibile, che non è possibile perché una tale ammissione vorrebbe dire cambiare la dottrina del matrimonio, della Eucaristia, della confessione, della Chiesa sulla sessualità umana. E quinto, avrebbe una rilevanza pedagogica devastante. La realtà è superiore alle idee, e soltanto che certe idee ce le abbiamo qui dentro e soprattutto qua dietro. E modificarle, cambiare certe abitudini, soprattutto cambiare la prospettiva, perché come dire, è come uno che cambia, deve sempre nel laboratorio prende un'altra formula. Thank you.
il pluralismo e le diversità di religione, di colore, di sesso, di razza e di lingua sono una sapiente volontà divina. Thank you.
questo momento tutto viene sospeso, perché io devo sicuramente in questa fase qui fermarmi, e non credo, ripeto, che Monsignor Gaisman abbia scritto questa lettera. Il segretario di Papa Benedetto ha smentito clamorosamente questo falso, e noi poi abbiamo, grazie al contributo volontario, volontario di queste persone che mi hanno mandato all'email dell'inchiesta questo materiale, abbiamo scoperto tutte queste cose interessanti su questa falsificazione. Faccio un saluto da parte mia e dica a tutti: non ho meritato questa illustra lista di presentatori. Io ho detto a Santo Padre: se dico questo, non mi credono. Però io ho detto: obbedisco, o credete o non credete. Se non credete, leggete o Geremia o Isaia in italiano, come dice Isaia in italiano? Isaia, grazie, Isaia. Non dico quale versetto e quale capitolo, ma lì è la risposta. Aprite, anzi spalancate le porte a Cristo. Thank you.
Possiamo essere sicuri che il nostro amato Papa sta adesso alla finestra della casa del Padre, ci vede e ci benedice. I signori cardinali hanno eletto me, un semplice, umile lavoratore nella vigna del Signore. Da ogni dove siamo qua, riuniti ad adorare, con te in festa noi gioia, in tutto il mondo ti
nos renueva y nos embriaga. Oh Cristo, nuestro hermano, oh Cristo, nuestro amigo, nuestro Señor, haznos firmes en ti. Concluída. Noi non passiamo attraverso
le logiche del trionfo, sappiamo ciò che ci attende, la persecuzione, la condanna, l'emarginazione. Vi ricordo che solo sulla croce Gesù ci ha salvato e che il trionfo del cuore immacolato di Maria non avviene secondo le logiche umane del successo, ma solo attraverso le tenebre del venerdì santo. Consegnate per tempo il trono di Pietro, perché sulle vostre persone cammina, attenzione bene, minacciosa la Santa Vergine Maria, che ha promesso: alla fine il mio cuore immacolato trionferà. Fue tu cuna, porque India tú naciste por la gracia de Dios. Así somos esclavos de tu bondad divina, así somos esclavos de tu infinito amor. Así somos esclavos de tu bondad divina, así somos esclavos de tu infinito amor.